Tutti i giovedì, dalle 7 alle 9, venite a far parte di una gabbia di matti. Il tuo ragazzo ti ha tradito con la tua migliore amica? Il tuo capo ti ha licenziato? Aspettavi il postino di Ceposta per te, ma invece alla porta c'era Equitalia? Sfogati su Vox Populi. Inviaci il tuo messaggio vocale al 392-228-6879 e noi lo manderemo in onda senza tagli o censure. Perché ricordatevi, che possono toglierci la vita, ma non ci toglieranno mai la libertà! Sto ascoltando tutte le mattine Radio Italia, anni 60, scrivendo rime, mi fate ridere, mi fate stare bene, sono il vostro rapper di nome Daniele. Yo yo yo, non è vero, ma ci credo. Yeah, ciao grandi! Stamattina mi sono alzato. Stamattina mi sono alzato e la giornata devo affrontare. E sta giovane e butto niente. E voilà, ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato. Ciao, ehi, ehi! Buongiorno, signor Danetti, presento. Facete schifo, l'Italia è rovinata. A manchichene! Ci rendiamo conto che una persona per avere delle informazioni negli uffici IMSS deve entrare e sbraitare come un pazzo e questi dipendenti stanno lì a prendersi il caffè e a grattarsi la pancia? Mentre il povero italiano medio ha bisogno di informazioni e questi non sono in grado di darne? Ma di che cosa stiamo parlando? Ma in che cazzo di paese viviamo? Salve amici di Radio Italia anni 60, un saluto a tutti voi. Bene. Tu sei una cosa grande per Grande me, Angioletto. una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a Emozione. me, ma non è Sembra Gigi così, D'Alessio. guarda a te. Canzone classica Eh napoletana. sì. Ciao Cesare, questo è il nostro saluto da Lecce. Dai ragazzi! Ciao Cesare, buongiorno a tutti. Ho perso mio padre che avevo 4 anni, adesso ce n'ho 47. Voglio mandare un saluto particolare a mio fratello, che in tutti questi anni non gli ho mai detto ti voglio bene. Ciao Lello, ti voglio bene. Allora, siamo qui in diretta, non è vero ma ci credo, Radio Italia anni 60, FM 100.5. Jason, abbiamo mandato i messaggi che i nostri ascoltatori ci inviano nella rubrica Vox Populi, una mia rubrica dove mando in onda ogni pensiero senza alcun tipo di taglio o Sì, censura. ho sentito, ma infatti mi ha toccato tantissimo l'ultimo WhatsAppino. Sì, è brutto, molte volte noi diamo per scontato delle parole o delle frasi. Vero. Quante volte, pochissime volte, noi diciamo ti voglio bene a un proprio genitore, a un fratello? Beh, io per esempio, per come sono fatto io, lo dico tante volte, ma è come dici tu, le parole più semplici delle volte sono quelle più difficili per alcune Poi a volte le persone. persone non ci sono più e viviamo di rimpianti, È ma io vero, voglio vero. chiamare questa persona al telefono, il fratello di questo ascoltatore, in Ah. diretta. Pronto? Ah, Ancora. vediamo la nostra regia. Dai, dai. Se squilla. Speriamo Squilla, speriamo. che risponda. Raffaele? Sì, buongiorno, sono Cesare Deserto, sono uno speaker di Radio Italia anni 60. Nella nostra redazione, scusami se ti disturbo, è arrivato un messaggio vocale da parte di una persona. Se avevi la cortesia di stare 20 secondi al telefono, te lo volevo far ascoltare. Va bene. Ciao Cesare, buongiorno a tutti. Ho perso mio padre che avevo 4 anni, adesso ce n'ho 47. Voglio mandare un saluto particolare a mio fratello, che in tutti questi anni non gli ho mai detto ti voglio bene. Ciao Lello, ti voglio bene. Raffaele, io Adesso.
avrei riconosciuto questa voce. Sì, è mio fratello. Io non voglio entrare nelle dinamiche della famiglia. Quello che dico, il consiglio che posso dare, lo do anche a me stesso e lo do a tutti, è dirsi ti voglio bene quando le persone ci sono ancora. Perché a volte la vita ci mette dinanzi a delle cose brutte, a delle malattie, le persone vengono a mancare per tanti motivi e non abbiamo più l'opportunità di guardare una persona e dirgli ti voglio bene. Quindi mi auguro che dopo questo messaggio, dato che il nostro ascoltatore ci ha riferito che non ti ha mai detto ti voglio bene, che tu possa far tesoro di questo messaggio e possa esserci anche un riavvicinamento. Ma questo sempre c'è stato, quindi da parte mia, da parte sua, solo che lui è emotivo e a volte tutto quello che sente non lo dice mai. Comunque lo ringrazio e poi lo chiamo io in privato. Grazie mille Raffaele per la tua disponibilità. Grazie a te, ciao. Ti auguro buona giornata.